Carlo Conti, Ilunga, Axe e Fedez nella quarta puntata di C'è posta per te. Dopo l'enorme successo delle prime tre puntate, C'è posta per te si prepara a farla da padrone in un altro sabato sera televisivo. Quella del 3 febbraio sarà la quarta puntata del programma ideato da Maria De Filippi, giunto alla sua 18ª edizione. Anche questa sera si darà spazio alle emozioni e la conduttrice porterà nelle case degli italiani storie di amori perduti, affetti da ritrovare, legami da ricucire. Presenza in studio di tre ospiti illustri, prima Carlo Conti, poi Ilunga, Axe e Fedez, in coppia. Gli ospiti di C'è posta per te del 3 febbraio 2018. Il conduttore ricambia il favore che poche settimane prima di Natale le aveva fatto la De Filippi, presente a tale e quale show in qualità di giurata speciale. Si tratta della seconda volta in cui Conti migra a Mediaset per presenziare in un programma dell'amica e collega. La volta precedente era accaduto per Amici, quanto a Fedez e Ilunga, Axe, il loro sodalizio artistico ha pagato moltissimo in questi ultimi anni. I due artisti hanno garantito che non durerà per sempre e che presto torneranno a condurre carriere da solisti, ma si preparano agli ultimi eventi del loro tour, che si chiuderà a San Siro, il prossimo giugno. Martina concede una possibilità a Sandro, non si nega a nessuno, Martina sta facendo chiaramente intuire che la sua fiducia nei confronti del padre sia quasi definitivamente incrinata. Tuttavia, appare anche propensa all'idea di una possibilità di riavvicinamento, che pur non potendo mai cancellare quanto accaduto in questi anni, riesca quantomeno a riconciliarli. Una possibilità non si nega a nessuno, però se io faccio questo passo e non vedo niente da parte, ma la interrompe Sandro, se tu ne fai uno io ne faccio 100. La puntata si chiude con il ritorno da protagonista del cane Saki, entità superiore a noi comuni mortali. Martina, mi ha trascurata, non si è comportato come un buon padre. Martina dice di essersi sentita trascurata, contesta a suo padre di non essersi comportato come tale. E, pur sempre mio padre, precisa, ma oggi afferma lui debba capire in cosa ha sbagliato, ora il mio carattere non lo conosce, non sa chi sono né, non sai cosa faccio. Martina era convinta che il padre la andasse a cercare, dice che lui non abbia fatto abbastanza. Lo ha bloccato da un po', solo recentemente, ma che prima non abbia ricevuto grandi dimostrazioni da lui. Sandro vuole riconquistare la fiducia di sua figlia Martina. Sandro vuole risolvere i problemi con la figlia Martina, nata da un rapporto precedente a quello che vive attualmente. La storia matrimoniale precedente è finita in seguito a un tradimento di lui, arrivato dopo aver avvertito le avvisaglie di una relazione di sua moglie con un altro uomo. La storia finisce dopo 5 mesi e Martina si schiera dalla parte di sua madre. Da allora il rapporto si incrina, con il passare del tempo va peggiorando. Martina conosce alcune persone con le quali il padre aveva iniziato una relazione, e a tutte racconta del padre come di un uomo infedele, un donnaiolo, papà è che ti cresce, non chi ti fa, gli ha scritto una volta, e spesso lo ha definito spazzatura. Oggi i due non si parlano, Martina lo ha bloccato in ogni modo, ha messo un muro e Sandro vuole riconquistare la fiducia della figlia Fedez e Ilunga, Axe in studio per Denise, per lei un viaggio e una visita agli studi di Harry Potter. Nascosti dietro a due peluche, compaiono tra il pubblico i due rapper. A parlare per primo è Ilunga, Axe, che parla della sua recente esperienza da neogenitore, cercando di comprendere alcuni comportamenti sbagliati di Loredana. Sono felicissimo e onorato del fatto che una persona come te ascolti la musica mia e di Fede. Sono padre da poco e si prova a imparare, non commettere errori o rimediare. Ma gli errori si commettono sempre e non si può far altro che tentare di riparare. Sono una persona maturata tardi e posso solo immaginare le paure e le apprensioni, quindi capisco Loredana perché è probabile cadere in certe contraddizioni e fare certi sbagli. Fedez è più conciso, io spero che il gesto fatto da tua madre per te possa significare molto e che le insegni tanto, che fa da assist alle
parole di Loredana, chiaramente commossa per il prevedibile tumulto emotivo che sta provando in questo momento, sono sicura che il tuo papà sarebbe contentissimo per te. Arriva il momento dei regali e i due rapper esaudiscono un grande di Denise, cresciuta nel mito di Harry Potter. Per lei diversi oggetti da collezione relativi al celebre maghetto, oltre che un viaggio per lei e i fratelli per andare a visitare gli studios dove hanno girato il film. Loredana chiede scusa alla figlia Denise dopo aver pensato al suicidio. La storia successiva della serata è quella che vede coinvolti i Lunga Axe e Fedez.